La Costituzione va ammodernata innanzitutto. Per i cittadini cosa cambierà? Cambierà sicuramente, potrà cambiare nel tempo quando entrerà a regime, quindi quando speriamo potrà essere intanto approvata e poi applicata, avere risposte prima, più semplici, avere la vita più facile. È questo che tutti speriamo e la dico in termini semplici perché tutti i tecnicismi servono, sono degli strumenti, ma per dare risposte effettive ai cittadini. Questa riforma è molto importante perché consentirà ai sindaci e ai consiglieri regionali di entrare nel Senato e quindi di partecipare all'iter formativo delle leggi, per alcune leggi, e anche di controllare l'operato della Camera, che sarà poi quella a cui verrà affidato l'effettivo potere legislativo. Questo referendum, se dovesse passare la riforma, si porta via il diritto più importante che è proprio ciascun cittadino, il diritto di voto. Qualora ci fossero elezioni politiche successive ad un eventuale, noi lo scongiuriamo naturalmente, ma ipotetica vittoria del sì al referendum, non si riceveranno più due schede elettorali, se ne riceverà una sola, non perché viene abolito il Senato, ma perché ci sarà qualcuno che lo elegge al posto vostro, cioè al posto dei cittadini. Ecco, questo modifica da un punto di vista sostanziale addirittura l'articolo 1 della Costituzione che dice che l'Italia dovrebbe essere, cioè la democrazia è fondata sulla sovranità popolare, no, la democrazia diventerebbe fondata poi sulla sovranità dei partiti e chi li rappresenta, cioè le segreterie politiche. La sovranità non apparterebbe più al popolo, quindi. Il diritto costituzionale si compone di regole scritte, quelle che trovate messe nero su bianco sulla carta costituzionale, ma si compone anche di regole non scritte, che voi non le trovate messe nero su bianco. Lei che appunto è esperto costituzionalista, come sta la Costituzione italiana in questo momento? Ma io credo che la Costituzione abbia la necessità di alcuni interventi di modifica parziale di essa. E dopodiché si tratta di capire quali interventi sono funzionali rispetto ad un miglioramento di quello che è il testo attualmente in vigore della Carta Costituzionale. I cittadini la sentono vicino alla Costituzione in un momento come questo, a livello politico, a livello amministrativo, secondo lei? Ma guardi, secondo me comunque vada il 4 di dicembre, un fatto positivo nel Paese c'è. Io vedo, alla luce dei dibattiti ai quali partecipo, che si parla di Costituzione. E questo è già un fatto di straordinaria importanza. Tra l'altro ricordo a tutti che c'è un dovere costituzionale di conoscere la Costituzione. È sancito un articolo, l'articolo 54 della Carta, che impone a tutti i cittadini di osservarla e dunque ne dà per presupposta la conoscenza.